La guerra fredda è una dizione giornalistica assolutamente indovinata che si fa risalire alla conferenza di Yalta del 1945, dove in maniera probabilmente un po' eccessiva viene detto che viene diviso il mondo in due blocchi, ovvero la conferenza di Yalta si è occupata prevalentemente della Polonia e da lì poi c'è stata una reale divisione in due blocchi. La conferenza, dove inizia veramente un contrasto altissimo, è la conferenza di Potsdam, luglio-agosto 1945, dove si arriva a discutere della Germania e non si trova soluzione. Infatti, subito dopo la conferenza di Potsdam abbiamo Hiroshima e Nagasaki. I trattati di pace della Seconda Guerra Mondiale, i trattati di Parigi, non vanno ad affrontare il problema tedesco, quindi risultano pressoché ininfluenti, e diventa chiaro che fra i due blocchi ormai c'è un gelo che diventa impossibile da sanare. Allora come si organizza gli Stati Uniti per la guerra fredda? Si organizza da un punto di vista economico col Fondo Monetario Internazionale e Piano Marshall, da un punto di vista militare con la NATO, mentre la Russia reagisce a questo con il Comecon da un punto di vista economico, il Cominform da un punto di vista politico e il patto di Varsavia del 55 dal punto di vista militare. Le vicende più importanti della guerra fredda alla fine degli anni 40, inizio anni 50, sono quelle che avvengono in Asia, dove c'è la vittoria di Mao nella guerra civile cinese, e la vittoria di Mao produce una paura degli Stati Uniti che l'Asia vada tutta nella direzione comunista, anche perché nel 54 la Francia deve uscire dal Vietnam di fatto sconfitta, e quindi la preoccupazione è molto forte. Gli Stati Uniti vanno con quello che viene definito pattomania, patti con tutti per controllare il mondo, e Eisenhower, che sostituisce Truman, diventa il presidente che, pur essendo fortemente anticomunista, si trova a fare fronte con un problema che scoppia negli Stati Uniti, ovvero quello del McCarthyismo, perché l'anticomunismo diventa eccessivo anche per Eisenhower. Però c'è una popolazione che ha bisogno di questo, e quindi Eisenhower, per mantenere il consenso, dà vita alle misure che partono proprio dal McCarthyismo. Nel 55 diventa presidente dell'Unione Sovietica Khrushchev, che nel 56 avvia la destalinizzazione, ma subito dopo ci sono i fatti di Ungheria. La situazione che sembra migliorare, perché inizia una sorta di micro dialogo tra Eisenhower e Khrushchev, peggiora nel 59 dopo la presa dell'Havana da parte di Che Guevara, Raul Fidel Castro, ovvero la presa di Cuba, perché inizialmente gli Stati Uniti pensano di poter gestire, poi si rendono conto che non è gestibile, e quindi creano il piano dello sbarco alla Baia dei Porci, ovvero non vanno loro direttamente, ma addestrano degli esuli anticastristi. Lo sbarco la Baia dei Porci nel 62 andrà malissimo, però Castro, per sentirsi rassicurato, fa mettere dei missili a testata nucleare che puntano su Miami. Questi missili spaventano gli Stati Uniti, che chiedono di toglierli. A quel punto la guerra rischia di diventare, da guerra fredda, guerra calda, e l'intervento di mediazione del Papa e di altre figure porta a una soluzione: si tolgono i missili. Gli Stati Uniti riconoscono Cuba e gli Stati Uniti si impegnano a togliere i missili in Turchia. Non piace questa soluzione al Pentagono, e infatti molto probabilmente non si fa niente per evitare la morte di Kennedy, neppure piace all'Armata Rossa e al KGB, e infatti Khrushchev nel 64 verrà destituito. Intanto la soluzione che si è trovata per la Germania è la peggiore delle soluzioni possibili, ovvero la divisione in due, Germania Ovest e Germania Est, nel 49, e nel 61, visto che molti da Berlino Est tentavano di andare a Berlino Ovest, perché Berlino si trova in mezzo alla Germania Est, anche la parte di Berlino Ovest, Khrushchev crea il muro di Berlino. Nel 64 diventa presidente dell'Unione Sovietica Brezhnev, nel 63 era diventato presidente degli Stati Uniti Johnson. Johnson intensifica l'azione in Vietnam, questo gli porta una rivoluzione giovanile contro, che parte dagli Stati Uniti ma va in tutto il mondo, ma della quale Brezhnev non sa trovare giovamento. E
diventa presidente degli Stati Uniti nel 68 Nixon, che avvia delle trattative con la Cina, fa entrare la Cina nell'ONU, questo per mettere in difficoltà l'Unione Sovietica, ma alla fine anche questo ovviamente contribuisce al disgelo. Il disgelo ha un simbolo molto forte nel SALT, il primo accordo per la limitazione dell'uso strategico delle armi di sterminio di massa del 72, e quindi si va in una direzione di collaborazione fra due personaggi che sembrano molto lontani dalla possibilità di collaborazione, appunto Nixon e Blazer. Ma gli Stati Uniti finiscono nello scandalo Watergate, Nixon si dimette, si va però, si continua questo percorso di distensione anche grazie al segretario di Stato Kissinger. Nel 76 viene eletto presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, e gli unici episodi che creano minime tensioni solo in Angola, Mozambico, Nicaragua, però nel 79 c'è l'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Unione Sovietica perché è stato messo in difficoltà il governo filo-sovietico, gli americani vanno ad aiutare i talebani, c'è il boicottaggio alle Olimpiadi di Mosca dell'80 e da lì la guerra torna a rischiare di diventare calda, tanto che negli Stati Uniti si elegge un presidente guerrafondaio, Ronald Reagan, e nell'82 muore Brezhnev. Andropov tenta una stagione di riforme, ma è troppo vecchio per portarla avanti, nell'84 muore, c'è una parentesi Chernenko e arriva al potere Gorbaciov, che con Perestroika e Glasnost di fatto mette fuori gioco l'Unione Sovietica, inizia un periodo di umanizzazione, viene definito del comunismo, ma oltre a questo meccanismo di umanizzazione c'è anche la volontà di seguire e copiare dei meccanismi borghesi democratici che portano al dissolvimento dell'Unione Sovietica, perché viene messa fine al patto di Varsavia, viene sciolta l'Unione Sovietica e di fatto gli Stati Uniti hanno vinto la guerra fredda senza fare niente per vincerla, perché è stato il dissolvimento dell'Unione Sovietica a produrre questo. Il presidente che si troverà ad avere il privilegio di vedere l'Unione Sovietica finire negli Stati Uniti è Bush, che vince le elezioni dell'88 perché Reagan non potrà candidarsi di nuovo, e nel 91 Bush darà via alla guerra nel Golfo con l'Iraq, una guerra che probabilmente non ci sarebbe mai stata se fosse stata ancora forte l'Unione Sovietica, se ci fosse stata ancora una guerra fredda. Non che la guerra fredda sia stata una cosa buona, però è una cosa che ha dato comunque un equilibrio che col dissolvimento dell'Unione Sovietica si perde, e c'è l'elemento simbolico, il 9 novembre dell'89, la caduta del muro di Berlino, che è frutto dell'Ostpolitik che è partita nel 75 col trattato di Helsinki, ovvero l'avvio di un'unificazione tedesca, e ci si metterà un po' di tempo, ma si arriverà a questa unificazione.